Proviamo a fare questo limite qua, limite per x che tende a più infinito della radice quadrata di 3x quadro più x più 1. Ok? Allora, questo limite è facile da fare, quanto fa? Più infinito. Allora, questo va a più infinito, la radice quadrata di più infinito, a più infinito va a più infinito. Adesso proviamo a fare questo limite qua, limite per x che tende a più infinito della radice quadrata di 3 x quadro più x più 1 fratto x. No. Allora, come lo posso fare questo qui? Posso fare limite per x che tende a più infinito. Qui tiro fuori una x dalla radice quadrata, qua mi viene 3x quadro più x più 1 fratto x quadro fratto x, perché x tende a più infinito, quindi non c'è bisogno del modulo qua lassù. Però quando porto dentro la x, questa fa x quadro. Adesso la x la semplifico, quanto fa questo limite? Radica 3. Questo qua lo posso scrivere come limite per x che tende a più infinito la radice 3 più 1 su x più 1 su x quadro, e fa radical 3. Ok. Allora, cosa mi dice? Che questa funzione qui f di x uguale la radice di 3x quadro più x più 1, chi è? Per x che tende a più infinito è radical 3x più o piccolo di x. Fate attenzione che questo piccolo di x significa sempre una cosa, più piccola di x che è diviso per x tende a 0. Però fate attenzione perché stavolta x non è un infinitesimo, è un infinito. Non è infinito perché x andando a più infinito è finito. Quindi questa non solo è infinito, ma abbiamo specificato un po' meglio come fa. Ora però, se vogliamo specificare meglio la parte che avanza, dobbiamo proseguire. Allora cosa dobbiamo fare? Proviamo a fare questo limite qua. Il limite per x che tende a più infinito di radical 3x quadro più x più 1 meno radical 3 per x. Proviamo a fare questo limite. Cosa possiamo fare? Possiamo moltiplicare il numeratore e il denominatore, questo è a meno b, moltiplichiamo per a più b. Radical 3 x quadro più x più 1 più radical 3 x, e sotto faccio radical 3 x quadro più x più 1 più radical 3 x a meno b per a più b fratto a più b. Sopra quanto mi viene? Questo è il limite per x che tende a più infinito di che cosa?
A più B per la meno B fa A quadro meno X quadro meno B quadro. A quadro meno questo qua meno questo qua se ne va. Sotto invece mi rimane radica 3 X quadro più X più radica 3 X. Quando mi viene? Mi viene il limite per x che tende a più infinito, sopra c'è x che lo mette in evidenza, diventa 1 più 1 su x. Vedete, la quantità più grande si può mettere sempre in evidenza. Cosa rimane? Una cosa che tende a 1 più altre cose che tendono a 0, per definizione di quantità più grande, cioè di infinitesimo di ordine inferiore o di infinito di ordine inferiore. Il resto diviso questo. Sotto posso mettere in evidenza diciamo la x. Qua mi rimane come prima radice di 3 più 1 su x più 1 su x quadro più radica 3. Quando mi viene questo limite? Quando mi viene? Fratto 2 radical 3 oppure radical 3 sesta. Ok, in verità mi interesserebbe sapere anche se questo limite è da destra o da sinistra. Perché? Allora, andiamo a vedere, prima di fare questo, andiamo a vedere, qua posso scrivere un po' meglio la mia f di x. Quando x, diciamo, è molto grande, a chi era uguale? C'era un primo termine che era radical 3x, poi ce lo tolgo, il secondo termine è radical 3 sesti, quindi questo è radical 3x più radical 3 sesti più o piccolo di 1, perché io piccolo di 1, questa è una costante, una cosa che diviso una costante tende a 0 è una cosa che diviso per 1 tende a 0. Quindi vedete, questo è un infinito, questo è un termine finito, il prossimo sarà o piccolo di 1, che significa un infinitesimo qualunque esso sia. Poi queste cose le ripeteremo in maniera più precisa, però intuitivamente si capisce. Ok? Oh, però in realtà questo cosa mi dice? Per esempio, se io dovessi studiare il grafico di questa funzione, se io prendo radical 3 sesti più radical 3x, che mettiamo che questa funzione qua, radical 3x più radical 3 sesti, è una retta, no? Ho disegnato solo una semiretta che mi interessa perché x sta andando più infinito. Il limite che ho appena calcolato, quello sviluppo che ho appena calcolato, cosa mi dice? Chi è questo rispetto a questa funzione qua? Chi ha fatto lo scientifico lo sa, dovrebbe saperlo, è la cosa ho calcolato? La sintesi. Se f di x è mx più n più qualcosa che tende a 0, mx più n sarà la sintesi. Cioè significa che il grafico di f, quando x tende a più infinito, come si comporterà il grafico di f? O così, cioè si avvicina a questo valore qui, per quale motivo? La differenza tende a 0, cioè tende ad adagiarsi su questa sintesi. Potrebbe anche oscillare attorno a questo valore, però è più raro. In genere ci si avvicina o da sopra o da sotto. Questo si chiama asintoto, da asintitemi, cioè che non si tocca. In genere quando si appoggia da sopra o da sotto, si avvicina a quella
il grafico si avvicina a quella retta ma non lo tocca mai. Ok? Ora lasciamo stare gli asintoti, ne calcoleremo tanti, quindi mo non è che. Però cosa mi dà fastidio? Io vorrei sapere, per disegnare il grafico meglio di questa funzione, cosa vorrei sapere? Se l'asintota ci vada sotto o ci vada sopra. Come faccio a sapere se ci vada sotto o ci vada sopra? Se questo termine che avanza è positivo, ci si appoggerà da sopra, perché ci sarà la differenza, sarà positiva. Se invece il termine che avanza sarà negativo, il termine sarà da sopra. Allora, qual è il termine che avanza? Il limite già l'avevamo impostato, sta scritto qua. Io cosa devo fare? L'ultimo limite cioè questo limite qua, il limite per x che tende a più infinito di 1 su x radical 3 più radical 3 più 1 su x più 1 su x quadro meno1 su 2 radical 3, questo fa 0, lo so, perché questo limite faceva 1 su 2 radical 3, quindi la differenza tende a 0. Ora vorrei sapere se è 0, questo qua è 0 più o è 0 meno. Allora come faccio? Ricomincio e faccio una cosa fatta meglio, cioè invece di dire subito che fa 0 faccio un comune denominatore che è, qua c'ho 2 radical 3 che moltiplica 1 mezzo più 1 mezzo più radical 3, 2 radical 3 sarebbe radical 12, qua mi viene radice di 1 quarto più 1 su 12x più 1 su 12x quadro meno scusate, basta. Poi sopra devo fare 2 2 radical 3 invece di scrivere così, facciamo per radical 3 più facile, più radical 3 più 1 su x più 1 su x quadro. È inutile cercare di mettere, ho fatto semplicemente a per b. Adesso quando devo fare la somma devo fare questo diviso questo e mi rimane 2 radical 3 che moltiplica 1 più 1 su x meno 2 diviso questo che fa questo per 1, quindi meno radical 3 meno radical 3 più 1 su x più 1 su x uguale limite per x che tende a più infinito, sotto c'è tutto quello che c'era prima, non mi interessa questo perché tanto so che questa quantità tende a radical 3 più radical 3 fa 2 radical 3 per 2 radical 3 farà 12, ma comunque è un numero positivo. Quello che mi interessa è la differenza al numeratore, se è positivo o no. Allora qua cosa mi viene? 2 radical 3 meno radical 3 fa radical 3, poi mi viene 2 radical 3 su x, poi mi viene
meno radical 3 più 1 su x più 1 su x quadro. Quindi mi interessa questo numeratore qua. Allora, andiamo a svilupparci questo numeratore qua. Questo lo chiamo n per dire numeratore. N. Mettiamo in evidenza radical 3. N solo il numeratore è uguale a radical 3 per 1 più 2 su x meno la radice di 1 più 3 su x più, scusate, più 1 su 3x più 1 su 3x qua. Ho messo in evidenza una radice di 3. Qua mi rimane 1, qua mi rimane 2 su x, qua mi rimane questa roba. Ora, quello che mi interessa soltanto è quest'altra formula. Vediamo se c'è il tempo di giustificarla. Sì, ci abbiamo più di 20 minuti. Allora, qui abbiamo la radice di 1 più 1 su 3x più o piccolo di 1 su x. Cosa intendo dire? Qui sotto c'è 1 più una cosa che è un infinitesimo più una cosa che è più infinitesima di questo. Per i conti che devo fare, questa non mi interessa. Adesso mi interessa che questo è uguale a 1 più un sesto x più o piccolo di 1 su x. Allora, come si fa a giustificare questa cosa? Provate a fare il quadrato. Il quadrato di questo fa 1 più 1 su 3x più o piccolo di 1 su x. Perché il quadrato del radicando è il radicando stesso. Da quest'altra parte, se faccio il quadrato, cioè il quadrato di questo che fa 1, il doppio prodotto che fa 1 su 3x, ci troviamo, poi ci sta il quadrato di questo, ma il quadrato di questo è 1 su x quadro, su 36x quadro, che comunque finisce qua dentro perché è di ordine superiore a 1 su x. Quando andiamo a fare il doppio prodotto di 1 con questo e gli altri termini, sono comunque tutti quanti che finiscono qua dentro. Quindi, facendo il quadrato, si capisce che qua il termine infinitesimo di ordine 1, perché questo è un infinitesimo per x tende a più infinito perché è del tipo 1 su x, di ordine 1 perché stavolta l'infinitesimo fondamentale è infinito, è 1 su x. Comunque, questa uguaglianza è vera, poi la rivedremo tante, diciamo, uguaglianze di questo tipo la rivedremo tante di quelle volte, che non vi preoccupate se qui non state capendo. È vera. Allora, questo numeratore come lo posso riscrivere? Lo posso riscrivere come radical 3 per 1 più 2 su x meno 1 meno 1 su 6x più o piccolo di 1 su x. Adesso vedete che 1 e meno 1 se ne va, qua mi rimane radical 3 che moltiplica 2 meno 1 sesto fa 11 sesti su x più termini di ordine superiore. Qualcuno potrebbe dire no, qua ci va meno 1 su x, no, ci va più 1 su x. Poi vi spiegherò perché. Ok, adesso però quello che voglio, la domanda che vi voglio fare: tutto questo numeratore che segno ha, è positivo o negativo? Allora, guardate, qui c'è una quantità, sarà piccola, ma questa qua è più piccola, quindi il segno dipende da questo. Quando x è molto grande, questa quantità è positiva o negativa? X è positivo, 11 è positivo, se è positivo è positivo. Quindi, che vuol dire che questo limite è 0, positivo o negativo? Positivo. Positivo, perché il numeratore è positivo, il denominatore avevamo visto prima che era positivo, quindi questa quantità
quando tende a zero si mantiene positivo. Che vuol dire? Che se andiamo a rifare il mio grafico di funzione con radice di 3, insomma con quell'asintodo là, la mia funzione su quell'asintodo dove ci si appoggia? Da sopra e non lo tocca. Da sopra, perché il grafico di quella funzione si avvicina al comportamento di quella retta, ma la differenza si mantiene positiva. Quindi se la differenza è positiva, il grafico di funzione sta al di sopra della retta. E questo è un tipo di informazione essenziale quando andremo a fare i grafici di funzione, perché mi dice la mia funzione è là, ci va su quella sì, da sopra. Oltretutto vedremo poi, quando impareremo, ripeto, a fare le formule di McLaren, che questo limite lo faremo con molti meno passaggi, sarà molto più facile da fare tutto lo sviluppo da sé, cioè tutta sta lavagnata si ridurrà a meno della metà. Tuttavia anche se qui avessi commesso degli errori, probabilmente la conclusione sarà la stessa, cioè gli errori se li ho commessi prima, vabbè, allora ho sbagliato i coefficienti della n o la m o la n, però se non ho sbagliato la m o la n, qua è difficile sbagliare il segno, ho sbagliato i tanti, perché devo far diventare negativo una qualcosa che è positivo o viceversa. Qua, insomma, se sono 11 sesti, mettiamo che non fosse 11 sesti ma fosse 7 sesti, sarebbe comunque positivo, quindi qua è difficile sbagliare. Quindi dai conti che abbiamo fatto, se non abbiamo fatto errore, effettivamente abbiamo ricavato una certa informazione sul grafico di una certa funzione. Questo tipo di informazione non è affatto banale e aiuta tantissimo a fare il grafico di qual è la funzione di partenza, questa funzione qua, per x che tende a più finito, ok? La funzione sia diciamo la mia f di x era radical 3x più radical 3 sesti più o piccolo di 1, però io so che questo qua, questo termine qua si mantiene positivo, questo termine qua è positivo e quindi il conto che ho fatto mi dice che effettivamente io posso fare, diciamo, un abbozzo di grafico della funzione per x, eccetera. Ok? Quindi il tutto l'abbiamo fatto mettendo assieme delle informazioni che fino a poco tempo fa sembravano quasi inutili, sapevamo fare i limiti di qualche successione. Adesso sappiamo fare 4-5 limiti notevoli di funzione, abbiamo detto che tutte le funzioni principali che conosciamo, diciamo elementari, sono tutte continue, e mettendo insieme quelle quattro nozioni che conosciamo siamo riusciti per esempio a dire che questo asintodo, quello è un asintodo che la funzione ci si appoggia da sopra, e chiaro? Quindi il tutto dipende non soltanto dagli strumenti elementari che tu hai a disposizione. Chiaro che tutti noi, se andiamo in cucina, abbiamo il coltello, abbiamo gli utensili, abbiamo lo stampo per fare alcune cose in cucina, abbiamo il come si chiama? Quello là per farci un pane in cassetta, la forma e così via. Solo che il recipiente idoneo per farci cuocere la torta e così via. Solo che
se lo mettete in mano a me otterrete qualche mezza schifezza, se lo mettete in mano a uno chef che conosce il mestiere ottenete potete ottenere un ottimo risultato. E qua la stessa cosa, questi limiti notevoli che abbiamo cominciato a scrivere, alcuni di voi già li conoscono tale superiori, perché magari qualcuno ha fatto lo scientifico, questi limiti notevoli che abbiamo ancora oggi li conosce già. Però il 90%, per non dire di più, di voi, se doveva calcolare questa sintesi per capire il grado di una funzione se ci andava dall'alto o dal basso, qualche difficoltà l'avrebbe avuta. Chiaro? Invece, usando quasi le stesse cose in un modo un po' più sofisticato, possiamo ottenere dei risultati di livello superiore. Ok? Allora, prima di andarci facciamo un ultimo esercizio. Allora, andiamo a calcolare questa funzione qua, logaritmo di 3, allora x questa volta tende a 0, un esercizio più semplice. più 2x fratto 5 meno x. Qua cambio proprio prospettiva, non voglio calcolare il limite per x tende a 0 è logaritmo di 3 quinti, è evidente, perché la funzione è continua. Però io voglio sviluppare questa funzione, cioè voglio scrivere quello che viene dopo logaritmo di 3 quinti. Allora, questo lo posso scrivere come logaritmo di 3 per 1 più 2 terzi x fra 5 per 1 meno, 5, meno x. Questo lo posso scrivere come logaritmo di 3 quinti, cioè logaritmo 3 meno logaritmo 5 più logaritmo di 1 più 2 terzi x fratto 1 meno x. Adesso mi sapete scrivere il termine successivo che viene dopo logaritmo 3 meno logaritmo 5? Io dico che questo fa logaritmo 3 meno logaritmo 5 più 2 terzi x più x quinti più o piccolo x. Adesso se volete raccogliere 2 terzi più un quinto, 2 terzi sono 10 quindicesimi, questo qua fa 13 quindicesimi, quindi qua viene logaritmo 3 meno logaritmo 5 più 13 quindicesimi x più o piccolo x, perché allora logaritmo di 1 più 2 terzi x fratto 1 meno x quinti, questo non è altro che logaritmo di 1 più 2 terzi x meno logaritmo di 1 meno x quinti, logaritmo della porta. Adesso, se vi ricordate, logaritmo di 1 più x su x tende a 1, logaritmo di 1 più 2 terzi x su x tende a 2 terzi, quindi questo qua è 2 terzi x meno
meno x quindi più termini di ordine. Ok. E quindi questo è 2 terzi x più x quinti, che è poco facile, faceva 13 quinti. Queste cose le ripeteremo molte volte. Ok. Un'ultima cosa prima di andarcene, cominciamo, anche questo la ripeteremo, ma cominciamo a prendere familiarità. Vediamo un po', qua siamo a 0, x va a 0. Allora, se io faccio o piccolo di x per o piccolo di x, quanto fa? O piccolo? X al quadrato. O piccolo di x quadro, questo è giusto, perché se io questo lo divido per x tende a 0, questo lo divido per x tende a 0, diviso per x quadro, uno lo mangio di qua, uno lo mangio di qua, quindi effettivamente è giusto. Se adesso faccio 3 volte per o piccolo di x, quanto fa? Sempre o piccolo di x, cioè o piccolo di x, quando io faccio un passaggio non lo dovete intendere come un'uguaglianza, perché sennò semplificando questo significa che 3 è uguale a 1, non è così. O piccolo di x ai due lati di un'equazione può indicare degli infinitesimi di ordine superiore a 1, ma diversi. Quindi questo qua è lo stesso infinitesimo di prima moltiplicato per 3, ma prima era di ordine superiore a 1, rimane di ordine superiore a 1. Per capirci, o piccolo di x più o piccolo di x quanto fa? Sempre o piccolo di x, perché la somma di due infinitesimi di ordine superiore a 1 sappiamo solo che qua è un infinitesimo di ordine superiore a 1. O piccolo di x meno o piccolo di x quanto fa? Attenzione, questo è quello che per voi è più difficile da capire. Non fa 0, fa o piccolo di x. Per quale motivo? Mettiamo che questo era x quadro, è di ordine superiore a 2, a 1, è di ordine 2. Mettiamo che questo era x cubo, è di ordine superiore a 1, sì. X quadro meno x cubo mi fa 0, è un termine, x quadro meno x cubo, che l'unica cosa che sappiamo è che è di ordine superiore a 2. Quindi attenzione che quando andiamo a fare le operazioni con gli o piccoli, queste operazioni hanno le loro particolarità e si possono fare senza grossi problemi, però bisogna capire che stiamo facendo, perché se non capisci che cosa stiamo facendo ti sembra tutto assurdo. Quindi per esempio queste vanno attentamente considerate. Vabbè, per oggi basta.